ingredienti che ci occorrono per fare questi golosi e anche molto carini panini alla zucca sono 600 g di farina 00 che ho già messo qua nella ciotola, 300 g di zucca ridolta in purea, eccola qua. Io l'ho lessata, anche se sarebbe meglio cuocerla a vapore oppure al forno. Pesatela prima, dopodiché la cuocete e frullate. 300 g di zucca, 12 g di lievito di birra fresco, un pizzichino di zucchero, 2 cucchiaini di sale, 150 ml di latte tiepido, mi raccomando, e un cucchiaio d'olio d'oliva. Per prima cosa sciogliamo il lievito di birra nel latte con il pizzichino di zucchero che vi ho detto. Il latte deve essere tiepido, né freddo né caldissimo, altrimenti il lievito non va, non lievita. Invece se il latte è tiepido aiutiamo il lievito a svegliarsi un po' prima. Mettiamo la purea di zucca insieme alla farina. Potete anche impastare a mano, se vi va di faticare un pochino. E accendiamo. Mentre impasto la farina con la zucca, verserò il latte con il lievito. Una volta che ho impastato zucca, farina e lievito, aggiungo il sale e un cucchiaio d'olio. Eccolo qua. E impasto un altro po'. Guardate, questa è la consistenza dell'impasto. Ecco, è un po' appiccicosino, vedete? Ecco qua l'impasto. Ho unto la ciotola. Ora lo metto dentro così. Copro con canovaccio pulito e lo faccio lievitare finché non si raddoppia. Ci vorranno circa 2 ore. Ecco qua l'impasto. E vedete come si è raddoppiato? Guardate, eh? Ora metto un po' di farina sul piano di lavoro e rovescio l'impasto. Oh, che bello! Metto un po' di farina anche sopra. E maneggiamo l'impasto con cura, eh? Lo divido in vari pezzi che andrò a fare delle palline. Le palline possono essere da 70 90 grammi, vedete voi. Ora possiamo fare la zucchetta sia salata che dolce. Se volete farla dolce potete mettere un po' di crema di nocciole, per esempio, oppure farla senza niente e utilizzarla dopo per farcire con della crema di nocciola, con degli affettati, dei formaggi vari, eccetera. Io farò qualcuna salata e qualcuna senza niente. Su queste salate ci metto un po' di parmigiano, del prosciutto cotto, e chiudo facendo una pallina, Allora, per dare la forma alla nostra zucchetta prendiamo un pezzetto di spago da cucina, quelli che utilizziamo di solito per gli arrosti, e lo facciamo passare sotto. Uniamo le punte in modo da fare la grandezza giusta, ok, così. Lo incrociamo qui e facciamo un nodino leggero. Lo passiamo sotto così
e facciamo un'altra specie di nodino molto leggero sempre, la giriamo ancora e la passiamo qua così e facciamo un altro, guardate, dopodiché prendiamo qua e passiamo così, ok? E chiudiamo. Ecco qua. Come potete vedere ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ora questa zucchettina la mettiamo a lievitare su una teglia foderata con della carta forno. Una volta che abbiamo finito di fare tutte quante le zucchette, le spennelliamo con un tuorlo sbattuto. In questo caso utilizzo solo il tuorlo perché le voglio far diventare belle gialline e quindi viene meglio così. Una volta che abbiamo spennellate tutte quante, le facciamo lievitare per un'altra mezz'oretta più o meno. Dopo la seconda lievitazione mettiamo a cuocere le nostre zucchette a 180 gradi per circa 20 minuti. Ecco qua le zucchettine finite, sono venute morbidissime, come vedete ho messo una mandorla con la pelle sopra per fare il picciolo della zucca. Vi consiglio che quando le legate non le stringete troppo come ho fatto io, perché altrimenti dopo diventa troppo difficile togliere il filo. Ora ve le faccio vedere dentro quanto sono soffici. Eccone una. Guardate. Sono sofficissime. E alla prossima video ricetta. Spero che vi sia piaciuta e che la fate perché è davvero golosa e ne vale la pena.